Salve, sono Accurso Vincenzo, un lavoratore della Whirlpool di Napoli. Per chi ancora non conoscesse la nostra storia, un anno fa circa la nostra azienda decise di non rispettare un accordo ministeriale e chiudere il sito dove noi lavoriamo, un sito di eccellenza, un sito che da sempre ha lavorato, ha sempre prodotto e dato qualità. Questo ha aperto uno scenario per quello che poi è il futuro non solo dei lavoratori della Whirlpool, ma per tutto il paese, per tutti gli italiani. Accordi firmati con il governo, garanzie, dove c'erano anche incentivi da parte del paese per aiutare, le difficoltà che ci sono state negli anni addietro. Vengono strappati tutti gli accordi, tutti i ragionamenti fatti per garantire lavoro in questo paese e così si è creato questo scenario che può ripercuotersi poi dopo su tutte le altre realtà produttive del territorio. Oggi, il 1 maggio, festeggeremo la festa, chiamiamola festa, la ricorrenza dei lavoratori, il giorno dove i lavoratori possono riposarsi, possono stringersi con le famiglie, sentirsi ancora una volta forti, uniti per i loro diritti, per le loro lotte, le loro conquiste. Per noi diventa un giorno in cui è ancora più forte dover far comprendere a tutti quanti la necessità di unirci e di dare una svolta a questo paese, soprattutto in questo periodo enorme, dove il cambiamento che il Covid-19 ha portato su tutti, i cittadini, su tutti gli italiani, creano nuovi scenari. Questo nasce dal fatto che, l'uomo ha sempre in ogni modo sfruttato quello che può essere la natura, quello che può essere le ricchezze, quello che può essere il lavoro. C'è bisogno di mettere in campo nuove strategie, una nuova realtà. Torneremo, sicuramente supereremo questo momento molto difficile, lo supereremo tutti quanti insieme, ma il messaggio che ci arriva dalla natura, che ci arriva da questo mondo, è che il mondo sa che può fare a meno di noi. Ce lo sta dimostrando in questo mese di fermo, facendoci vedere le bellezze che la natura può creare. Questo è un monito per tutti, deve essere un messaggio chiaro, ritornare, ma ritornare nel modo giusto. È importante saper gestire le risorse, gestirle nel modo giusto, non sfruttarle, ma prendere quello che serve, uno scambio equo fra tutti. E questo da quello che può essere delle ricchezze, delle materie prime che la nostra terra dà, il nostro mondo dà, a quello che deve essere poi il rapporto sociale con tutti. È un insegnamento di valori enorme. Un cambiamento unico dove tutti dovremmo avere una visione concreta sulla necessità di creare benessere, creare equilibrio, creare le condizioni per permettere che questo paese abbia la possibilità di riuscire a uscirne. È importantissimo ricordare che non si lotterà più solo per i diritti, ma si lotterà per il lavoro vero. Chi ha questa fortuna di poter lavorare ha le capacità per poter poi creare un futuro. Il futuro va creato insieme. Tutti uniti dobbiamo assolutamente creare una sinergia e non permettere che tutte le realtà piccole chiuderanno. Le piccole, le grandi, quelle in crisi, solo nell'unione del lavoro, salvaguardando i territori, salvaguardando tutte quelle aziende, quei lavoratori che sono in crisi, si può uscire da questa grande crisi economica. Lo dovremmo fare insieme e abbiamo l'occasione di diventare qualcosa di nuovo, qualcosa di vero, qualcosa che può insegnare a tutti quanti, come sempre abbiamo fatto noi come italiani, quello che deve essere il cambiamento del lavoro, il cambiamento di quello che sarà il futuro. La ricchezza è equa, la ricchezza è di tutti, la ricchezza aiuta tutti. Buon 1º maggio a tutti quanti, spero che presto ne usciamo tutti insieme e possiamo ritornare a una vita nuova, a una vita migliore.